poco più di 4 anni dalla tragica scomparsa, dalla barbara uccisione di Giulio Regeni, l'Italia tutta, le sue istituzioni, la sua pubblica opinione continuano ad attribuire, lei lo ha ricordato, anche eccessante priorità alla ricerca della verità sulla sua morte. Le autorità politiche, chi vi parla in particolare, ma anche le altre, le autorità diplomatiche italiane, e nessuno deve dubitarne, non hanno mai smesso di sollecitare con forza alle controparti egiziane, ai vari livelli, progressi tangibili, significativi nell'identificazione dei responsabili dell'efferato delitto. Su queste basi mi sono confrontato con il presidente egiziano anche in occasione del nostro più recente colloquio. Mi riferisco alla telefonata di domenica 7 giugno, esprimendo ancora una volta in modo inequivoco, sin dalle prime battute, la forte aspettativa mia, dell'intero paese, per progressi rapidi, concreti nelle indagini. E in occasione di questa conversazione ho sollecitato i miei interlocutori a favorire un concreto segnale di tale assicurazione di collaborazione più intensa. Il presidente Al-Sisi, per parte sua, ha sempre manifestato nei nostri colloqui, e quello di domenica non ha fatto eccezione, piena comprensione per le richieste italiane e disponibilità sua e delle autorità egiziane a collaborare verso il perseguimento di questo obiettivo riconosciuto essenziale per rilanciare le nostre relazioni. Anche in tale occasione non ho mancato di far presente che attendiamo ancora una dimostrazione tangibile di tale volontà, ed è una circostanza questa che anche nel colloquio di domenica 7 giugno ho ribadito con fermezza.